Salve a tutte, allora oggi prepariamo le candele con gli stampi che vi ho fatto vedere nello scorso video. Allora, adesso vi dico gli ingredienti, cosa ci serve per fabbricarle e dopo vi lascio al video registrato. Allora, ci serve la nostra cera d'api, questa qui adesso io la andrò a tagliare, che è l'ingrediente fondamentale. Poi ci serve una fragranza, o meglio le essenze, anche quelle per gli ambienti che si usano per bruciare, che si trovano anche a pochi euro. Io userò questa qua al miele, così farò la classica candela, quella che odora di miele, ok? E poi ci serve dello stoppino, che potete utilizzare anche del semplice filo di cotone. Io proprio lo stoppino uso questo, altrimenti usavo il cotone. Poi ci serve, vabbè, un bastoncino per quanto riguarda uno dei due stampi che andremo a fare, perché dovremmo legare il, diciamo, un cappio, una parte del nostro stoppino qui. Poi ci servono delle miche o comunque brillantini, ombretti, quello che avete. E poi io, per rendere più comodo, ovviamente poi ho i coloranti, però non li utilizzo in questo video, farò un altro video. Questi qua sono dei colori fatti apposta per colorare la cera, sono cerosi, se ne aggiunge veramente tipo mezzo cubetto, perché sembrano fatti come la cioccolata, vi faccio vedere. Sono così, ecco, se magari se ne mette un mezzo, un po' dipende dalla tonalità che volete dare alla vostra candela, alla tonalità di colore. Niente, poi io vi faccio vedere, anche se non li utilizzo, vi voglio fare vedere una cosa. Io uso sempre questo qua è vecchio, perché le cose che utilizzerete per fare, per sciogliere la cera, eccetera, dovete utilizzarle solo per quello. Stavo dicendo, io utilizzo questo qui, un pentolino dove sciolgo, qui vedete c'è la cera che avevo già sciolto, e c'è in pratica questo qui, lo utilizzo solamente per sciogliere la cera, per colorarlo non lo coloro qui, ma ho preso tre di queste e ho fatto per ogni colore una ciotolina. Qui ho il blu, qui il giallo e qua ho il rosso che me ne è rimasto, l'ho lasciato qui. E niente, come andremo a fare questo presepe e il bouquet, in modo che vi faccio vedere uno stampo tutto tondo e un altro che, diciamo, è solo da un lato, è sì tridimensionale, ma non è un tutto tondo. Allora, adesso metto la cera a bagnomaria, poi torno qui e vi faccio vedere come si preparano gli stampi. Ok, la cera si sta sciogliendo, adesso vi faccio vedere come prepariamo gli stampi. E poi vi volevo dire che non vi do le dosi per questa ricetta, perché ovviamente le dosi della cera variano secondo lo stampo che avete, anche se secondo me potete farlo anche senza stampi, nel senso che se volete fare delle cose così di emergenza basta comprare quei bicchierini piccoli da, come posso dire, da liquore, da queste cose qua, metterci lo stoppino e riempirli con la cera, secondo me profumandola sono anche carini come regalo di Natale. Io ho comprato questi stampi perché ho voluto fare, diciamo, delle cose veramente deliziose. E niente, vi faccio vedere come si preparano. Ok, prima cosa prendiamo lo stoppino, misuriamo all'incirca quanto lo stampo. Così, perfetto. E lo tagliamo. Ok, come questa prima tipologia di stampo è veramente facile da fare, perché basta solo, diciamo, incastrarlo qui e poi colare la cera. Ecco, così già il nostro stoppino è pronto. Dobbiamo fare solo attenzione che non entri dentro magari le scanalature dello stampo, in modo che non si veda al di fuori poi dello stampo. Allora, il secondo invece è leggermente, ma leggermente più complicato. Come vedete è tutto tondo. Allora, togliamo gli elastici che ricoprono lo stampo. Prendiamo il nostro stoppino. Io ne prendo all'incirca
Non lo so, vi dovete regolare, ecco, io mi regolo ad occhio, non so neanche quanti centimetri ne tiro. Diciamo che io prendo, faccio così, ecco, e lo taglio secondo l'altezza del nostro stampo, anzi forse un pochettino di più, visto che dopo andremo ad annodarlo, quindi ecco, taglio così, questa lunghezza qua. All'incirca saranno un 20 o un 20 o un 15 centimetri comunque. Allora, cosa andiamo a fare? Apriamo il nostro stampo e mettiamo lo stoppino al centro. Qua adesso facciamo un nodo. Ok, adesso andiamo a tirare, dobbiamo fare in modo che non deve uscire il nodo dallo stampo, quindi magari lo facciamo due o tre volte anche, ecco, in modo che sia bello grosso, ecco. Adesso andiamo a richiudere con gli elastici. Io di solito faccio sempre la chiusura doppia, cioè chiudo l'elastico due volte in modo che sta bello stretto. Ecco, si deve presentare così. Adesso l'altro lato si deve attaccare a questo bastoncino. Come? Semplicemente facendo un nodo. Ecco qua, adesso questo che rimane fuori lo tagliamo. Ecco qui. Adesso aspettiamo che la cera si sia sciolta. Benissimo, quando la cera è completamente liquida, come vedete qui, veramente state attenti perché è veramente bollente. Io uso sempre questi guanti da cucina, da forno. Allora, adesso aggiungiamo la nostra fragranza. Mi raccomando, ah, mi è caduto dentro il tappo. Ok, incidenti del mestiere. Adesso lo mettiamo qui che si andrà a solidificare. L'abbiamo incerato. Comunque, mettiamo, meno male che la devo finire, che è l'ultima goccia. Mettiamo le ultime gocce di. Mi raccomando, non ne mettete troppo, altrimenti poi la candela vi suda. Ok, diamo una velocissima mescolata, perché già sento che si sta. Se si solidifica, scusate un po' ma ho la videocamera in mano, se si solidifica li mettete di nuovo a bagnomaria, diciamo. Ok, dopo che avrete mescolato andiamo a versare. Io ve l'ho detto, non metterò né coloranti questa volta né niente. Andiamo a versare dentro il nostro stampo. Perfetto, anche se straborda non vi preoccupate. Allora, qui ne serve un altro po'. Adesso lo aggiungo. Poi adesso ci vedremo quando sono asciutte. Allora, le candele stanno raffreddando e cosa importantissima, dovrete lasciarle almeno 2-3 ore, anche 4, a raffreddare. Questo perché? Perché dalla mia esperienza vi posso dire che magari dall'esterno, cioè viste da sopra, sembrano asciutte, cioè solido, ma in realtà all'interno ancora sono molli e quindi rischiate di rovinare la candela, poi dovete ritagliare il tutto e risciogliere. Ecco, vi dico solo perché non bisogna avere la fretta che ho io tante volte per quando devo spormare
degli stampi e le candele. Allora, siccome quelle stanno asciugando, diciamo, io ne ho altre due già, le avevo già pronte, le avevo già fatte ieri, eccole qua. Adesso in pratica vi spiego come vanno sformate. Questa qua era quella a testa in giù con il bastoncino sulla testa. Cosa succede? Il nodo sotto va togliato, poi si apre lo stampo e si toglie. E si taglia semplicemente con una forbice il bastoncino, la corda che era legata al bastoncino. Il bastoncino si pulisce e si può riutilizzare. E niente, adesso useremo le miche per colorarle. Abbasso la telecamera veloce perché vedo che si sta scaricando. Semplicemente dobbiamo prendere una mica qualsiasi e con il dito, intingiamo il dito dentro e ce lo passiamo magari ai bordi. Per dare un tocco un po' di rilievo, ecco, vedete come già cambia? Facciamo questa operazione per tutta la candela, proprio sulle punte delle rose, per esempio, e poi andiamo a passare un pochettino di l'amica, io uso questa qua a bagliette, cioè deve essere dei brillantini piuttosto spessi, ne prendo un bel po' col dito e poi li butto su. Ecco qua, e la candela è pronta. Profuma che non vi dico. Scusatemi se la luce. Allora, dalla videocamera vedo che si vede un po' più scura di quello che in realtà è. Allora, nella videocamera si vede un po' aranciata, ma vi assicuro che è proprio il colore della cera d'api, non cambia proprio il colore. Come ho fatto questa, faccio anche il presepino, ci metto un po' di paillette sul tettuccio qui e un po' dentro per creare un po', vedete? Un po' di brillantini e poi prendo una forbice, taglio il lembo di sotto in questo caso e un pochettino quello di sopra, adesso lo andrò a fare. Adesso vi faccio vedere altri esempi, per esempio ho fatto questa rosa, una rosa rossa, ci ho messo l'olio essenziale di rosa, quindi profuma solo unicamente di rosa e qui ci ho passato ai bordi e poi ho sfumato un pochettino, non so se si vede, la mica oro. Mentre qui ci ho passato l'amica argento. Hanno la stessa profumazione, però sì, si vede un pochino che il colore è diverso. Ok, ho fatto queste due rosse, come vedete rendono i colori. Comunque farò un altro video con la rosa. Poi ho fatto questa piccolina che ci ha rappresentato, sarebbe un fiore con un'ape, vedete l'ape qui? Qui ci ho messo solo i brillantini così. Tutte queste qua che vedete del colore A sono fatte tutte con la fragranza miele, poi qui ce n'è un'altra, ecco questa sì, questa l'ho colorata con il colore arancio, infatti si vede la differenza, vedete? Sì. E niente. Spero che il video vi sia piaciuto, se mi sono dimenticato qualsiasi cosa, ditemi qualsiasi cosa, ve la metto adesso, dopo del video, e vi lascio delle fotografie. Un bacio e a presto!